Dimmi, hey. Don Carmelo. Dimmi, caro. Dimmi. Mi ha detto di telefonarti stasera. Sì. Mo' sono arrivato da lavoro. Ha lavorato, no? Va bene, eh. Cos'è che ti dovevo telefonare? Non mi ricordo niente, stavo straballato. Capisco quello che sta dicendo. Perché ti dovevo telefonare? Non mi sta ricordo niente di stamattina. Va bene, invece ti è successo, dai, meno. Ti ha chiesto lui come era il codice IBAN, ci ti serve qualche cosa. Aspetta, sì. Mo mi segno, mo. Vabbè, dimmi, come... Sì. Perché queste cose all'epoca? Non capisco io ancora. Casa che servono soldi, c'è saggio io. Su quanta la lettera non c'erano soldi per andare, c'è saggio io. C'è questa cosa, questa fatta. Non la capisco. Hai abusato di me o no? Quanti anni avevo? Parla chiaro, che io non sta capisco al cellulare, che io devo pensare che tenere le ricche buone. Dimmi, spiegate, dimmi. Quanti anni avevo quando stavi là a Pisignano? Quando sono stato a Pisignano? Sì. Chi si ricorda che venivo? L'88, mi pare, c'è saggio. 9, 10? Se si ricordo, mica me ricordo io, sono passati 30 anni. Appunto, ma dico, perché tutte queste cose? Perché tutti si abusi? Tu mi hai scritto la lettera, no? Ma mi ha mandato questa lettera con la rete l'abuso, c'è saggio. Ma ti fa sonnato. Dimmi c'è giù fare, veniremo a Pisignano, e vieni a Cebuzze. C'è stato di dire io, parliamo da lui così. Dico, le responsabilità, scusa, tu mi hai abusato quando ero bambino. Sto male. Va bene, e c'è com'anni, mo, dimmi, c'è com'anni, signoria. Ti rivolto a quitti, dimmi. Come? C'è com'anni le mie moi, dimmi. Di prenderti le responsabilità, mi ha abusato o no? Perché? Perché queste cose all'epoca? Perché voglio sapere io? C'è bene l'avvocato, ha detto, ci capisco. Non l'avvocato, perché, mo ha detto sì, abusi, ma perché tutti questi abusi all'epoca, quando ero bambino? Questo voglio sapere io. Sono state cose di sincerità, di affetto, che tu ti rivolgivi verso le mie, io ti ho voluto sempre bene. La nonna tua esiste ancora, la nonna tua? Non è morta. È morta, bella mia, vedi? Questo che ti dico io, c'è comandi del mio nome, dimmi. Io voglio capire tutti questi abusi all'epoca, perché, come mai? È stata una natura, è stata una debolezza, è stata una... Però io l'ho fatto sempre che ti ha giurato bene, mica che ti faccio male, mica che ti ho violentato, mica... Quando sarà per quest'estate, se comandi, no? Vieni, parliamo, siamo a due vescovi insieme, se comandi. Come comandi significa, Facino? Va bene? Io grazie alla Clara che mi ha dato un telefono, la mamma tua ha di telefonato. Dimmi, dai, non ti fare così, perché sta facendo così? Ha telefonato al vescovo? No. Mo sono arrivato dal lavoro io, lavoro 12 giorni. Telefona al vescovo domani, telefona. Mi dispiace. Che devo fare al vescovo? Ti ha dato, dimmi. Che devo fare al vescovo? Mi dici Guido che ti sta senti tra il cuore e tuo, basta. Io ho già parlato con il vescovo, mi ha girato il numero di telefono tuo. Io ti ho girato il numero di telefono del vescovo, dai. Non so che hai bisogno di questa personalità, non ti sbatte piedi da parte in faccia, te lo giuro, guarda, credimi. Io mi ho appassionato questa lettera, che non la sta capisco. Quale? Dare qualche cosa? Dimmi. No, c'è scritto
Là c'è scritto per gli abusi e cose varie. E basta, e va bene. Poi, quando saranno i limo, li sentimo, detto mio, non ti provo- vedrai che quello che vorrai, c'è l'inter, perché ci sono cose, no? Che sono avvenute, non è che tenimo, non c'è la vita dell'affettività, no? Quando uno si vuole bene. Non è cancellare delle camere, cancellare le cose, ma poi si è ingallita la cosa, si è fatta fiacca. Però noi sacerdoti vi abbiamo voluto bene. Tu stesso stavi sempre, ogni giorno. E l'età, perché tu devi pensi che gli euro aggiunti i problemi nell'età mia? Tutti li abbiamo avuti. Però l'abbiamo superati, capito? Cos'era il problema che sei stato un anno fuori? Dove sei stato? Fratello mio, c'è stato, zitto, lasciami stare. Senti, io ti dico solo una cosa. Pregalo, Signore, io quando comandi, io sto a tre pulsi, lo sai. Quella casa dove mi ha mandato l'indirizzo è di mio fratello, non è casa mia quella. Ma quando verrai a Pisignano quest'estate, te lo assicuro, tu verrai a casa mia, starete a casa mia, vi inviterò a pranzo. Però ecco, ti avevo chiesto il codice IBAN, se hai bisogno di qualcosa. Io non so, se ti devo dare 10 euro, non sta sì. A tutta la giornata, capito? Vabbè, poi vediamo. Dai, mena, dai, fammi sta cortesia, sta... Parla prima con l'Uvescovo, per favore. So che stai spendendo soldi per il telefono, io non, ma non rimasti soldi al telefono. E c'è la Germania con i numeri che ha dato la mamma tua. Non io, tu persi tutti i soldi su la scheda, tu stai spendendo i soldi noi. L'Italia e la Germania. E l'usaccio. Ma ci mettere 20 euro sul cellulare, sì. Se no ci da più telefonare, non ti posso telefonare più, capito? Non stare, quanto ti vorrei vicino per dirti che ti voglio sempre bene, lo sai. Dai, te le guardi la nonna tua, no? Ci prendevamo il caffè, facevamo. E io voglio vedere tua madre pure. Quando verrai, mi sta ascoltando. Ti ascolto. Quando verrai a Pisignano, vedrai, poi vengo, ci incontriamo, tranquillo, con tutto il cuore. Allora, dammi il codice IBAN, capore che ti faccio gli auguri del matrimonio, che ti dà una cosa per gli auguri, per i vicini che ti sono nati, c'è stato, io non conosco niente qui. Gli amici li ho persi a Pisignano io. Io avevo la Clara e la Rita e l'Assuntina. E basta, c'è già l'aria su tutti morti, è stato buono. Ecco, mio, dai, coraggio, dai, non fare così, non mi... sennò mi fai stare fiacco a mia, sai? Ma io sto fiacco pure, non ti pensare. Perché? Da quante ne sono passate? Che passate? Da quante? E lo so pure tu, dai, tieni la famiglia, sta tanto, coraggio. Beh, me lo mandi il codice IBAN, per favore. Va bene. Sì, eh? ti sto sentendo. Come mo vediamo? Lo codice IBAN dammi dalla banca, te mando una cosa, te pure te mandi una pizza, te mandi una. Mannaggia di lo regalo di matrimonio, io non ci tengo a queste cose, capito? Ho capito. Se io non ti faccio perdere, che sta bicio che a me vuoi bene. Non mi vuoi bene tu a me, eh? Ci sono cose che mi sveglio la notte e fanno male. E lo saccio, dai, meno, poi le superiamo, dai. Vedrà che le supereremo, dai. Non sì. Vuoi che le superiamo. Sì, bravo, se sono cose che fanno male. Però a parlare con l'Uvescovo. Scusa, parlo con tu mi dici una cosa? Che ti hanno chiuso la che ti hanno fatto trasire alla curia. Quando è stato il periodo? Ma l'Uvescovo sei mesi fa, quando è stato? Prima è stato. Sì, prima. Prima era una cosa prima. Ah. Prima è stato un casino, ma c'è stai. Non li facevano un casino manco a noi. Ma per favore. Mio, dai. Domani chiamo il
Lo chiamo, che devo dire al vescovo? Niente, quello che adesso assenti mi dici con tutto il cuore. Il vescovo sa di me, stai tranquillo, non mi offendo di niente, anzi tu ma scusare a me e ma perdonare. Ma scusare e ma perdonare. Di cosa? Basta che mi perdoni, questo mi interessa per, a me. Per cosa? Poi sul resto poi ne parliamo. Per cosa? Per mi raccomando, telefona, telefona, gliel'ho detto al vescovo, sai? Gliel'ho detto stasera, ho telefonato al vescovo, ho detto che sì, che tieni il numero suo, che gli devi telefonare. No, mi raccomando, il vescovo si chiama Michele Seccia, S-E-C-C-I-A. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio! Okay. Ed è le barlette questo vescovo. Mi raccomando, sì, tranquillo, dai, bene, andiamo a risolvere, dai. Però mandami lì, banna, ma mandare. Sì, l'ultima cosa, per avere il perdono di Dio... Pensierino, no, sì, per avere, parla prima con lo vescovo. Per avere il perdono di Dio dobbiamo perdonare gli altri, perché per cosa devo perdonare? Di quello che eventualmente ti ho fatto, che ti ho fatto, che ho scandalizzato. Ma tutti siamo stati scandalizzati a detta, non te pensare. Io stavo solo, tenendo la vita mia, tenendo le patologie, diabete, tenendo tante malattie. Vediamo che campiamo il Signore con i vari campari. Dai, coraggio, dai. Telefona al vescovo per fuori. Ok. Al vescovo come faccio, se mi raccomando, telefona. Buonanotte. Non ti dispiacere. Ciao, buonanotte. Ciao. Ti ringrazio di cuore, io prego sempre per te ogni momento. Ciao. Buonanotte. Ciao. E mandami l'Iban, eh? Ciao.